Zombie apocalypse. Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xuder e io sono la Pami. Lascio a lei la parola. Allora, ragazzi, lascio a lei la parola. Oggi un gioco tutto nuovo, scoperto da me ieri, e gli ho detto: amo, guarda che gioco ho trovato, ti potrebbe piacere. E in effetti per me è un bellissimo gioco, Barbar-Q si chiama. Brava, vedo che riuscito a fare un dio a condurre, brava. Bene, bene, è molto interessante, bello, sciugoso. E senta, sta prendendo delle battute che non sono io sue. Io ho il personaggino femminile, c'ho un pesce, tu hai un personaggio femminile col pesce? Col pesce che, però... Lo fa col pesce, scusa. Colpisce tutti, colpisce, ragazzi, non col pesce. Andiamolo a vedere assieme, che è un gioco fantastico. E poi si può giocare insieme, ed a livello... in avanti si può fare un team. No, gioco mio, e parlo un pochino anch'io. Spiega, ragazzi, spiega allora, visto che poi mi guardate dite un che po'. Io non parlo mai, la prego, prego, non prego. Parla. Spiega, spiega cosa ci sono, quali sono le varie sezioni di questo Barbar-Q. Innanzitutto, che gioco è? Di cosa parla? Come funziona? Come si fa a giocare? Cosa devi fare? Tu clicchi, entri, tu clicchi. E devi ammazzare i nemici, hai un tempo. Non devi parlare a me, devi parlare hai a loro. Ragazzi, voi avete un tempo e dovete cercare di arrivare primi ammazzando più nemici possibili. Esatto, però, esatto. Però, man mano che sali di livello, si sbloccano altri obiettivi, ovvero puoi giocare assieme a un altro, puoi, che poi dopo andremo a vederli aprendo le varie cose. Sì, poi cosa c'è? Io non l'ho mica ancora guardato bene. Sono arrivato a livello 2. Tiè, ho superato il mio amore, ragazzi. Ma se io sono a Silver 2. Allora, la Pami ci ha spiegato tutto. Adesso facciamo il punto della situazione, ragazzi. Barbar-Q è un gioco, è un'arena, diciamo, multiplayer, dove impersonifichiamo appunto all'inizio un barbaro, ragazzi, se siete dei maschi, o una specie di personaggio femminile se siete delle femmine. Non si vede bene ancora, no, al momento. Il personaggio, esatto, clicchi, esatto. Poi glielo fai vedere. Possiamo fare 20 minuti di video. Allora, abbiamo, ragazzi, questa è la schermata principale che state vedendo. Partiamo dall'alto a sinistra, ecco. Il nome del personaggio. Noi ci clicchiamo dove c'è l'icona, si apre la scheda personaggio. Mi raccomando, allacciate subito vicino al tasto Switch ID, ci sarà un tasto che adesso è sparito perché io l'ho già fatto, Blind Account. Prima cosa da fare, subito associarsi al profilo, se no perdete tutto. Qua abbiamo la scheda principale del personaggio. Mettete il vostro nome. Esatto, ah sì, ovviamente cambiate il nome. Mettete cliccando qua. Sesso. Esatto. Il grado, ragazzi, come al solito, il rango, chiamatelo come volete. Io sono a Silver 2, si parte da Bronzo 3, ovviamente, che è il primo grado, Bronzo 2, Bronzo 1, Silver, si va fino a Titano. Queste sono le statistiche dell'arena, le statistiche della Dark Adventure, che è un'altra parte di gioco, e le statistiche della 1 contro 1. Subito sotto abbiamo Collection. Che cosa sono Collection, ragazzi? Però, allora, secondo me, vi faccio vedere. Piuttosto che fare un video e fare 10 minuti dentro, di spiegazione. Dentro, dentro. Di Sand, voi scegliete il vostro personaggio, ragazzi. Esatto, io ragazzi. La femmina. Esatto. E la femmina al pesce. E la femmina al pesce, ragazzi. E perso il maschio alla patata. Siamo già nell'arena, ragazzi. Siamo già nell'arena. E come vedete, fantastico, classicissimo. Tasto per colpire il tipo dietro, che è il personaggino. È quello che ci dà le skill. E qua e andiamo già a prendere. A colpire quelli con l'arancione. Esatto. I verdi sono i nostri. Perché esatto. Io ando coio coio facevo. Esatto. È a doppio team. È a doppio team. E attenzione, ragazzi. Attenzione, che non è assolutamente. Ragazzi, non è difficile. Se vince anche la famina. Esatto, esatto. E l'obiettivo, ragazzi, è fare più punti di tutti. Ovviamente per diventare Master Evil. Cioè, cosa vuol dire? Lo vedrete se riusciamo ad essere primi. Bisogna prendere tutti questi funghi. Questi sono i mushroom, ragazzi. Sono i funghi che ci danno la salute e aumenteranno, quando diventeremo Evil Master, il nostro peso. Anche perché ogni volta che ammazziamo si ingrandisce. Esatto, esatto. Hai già anticipato. Allora,
Attenzione ancora, tutti quelli rossi, ragazzi, sono da colpire. Bene così, bene così, bene così. Continuiamo a prendere anche. Vedete che abbiamo sempre tre scelte, ragazzi. Dobbiamo scegliere i power up che vogliamo prendere nelle tre scelte. Bene. E poi man mano si potenziano. Esatto, esatto, esatto. Come vedete, ne abbiamo ancora due. Bene così. Andiamo a prendere tutte le cose. Qua ne abbiamo un altro. Andiamo a prendere di nuovo il pipistrello. Veniamo colpiti da un martello volante, ragazzi. Possiamo trovare nell'arena anche dei collezionabili che saranno utilissimi per l'arena. Abbiamo il recupero a salute, il martello, abbiamo la bomba, abbiamo un sacco di cose, ragazzi, ma non ci fermiamo, non ci fermiamo, andiamo a seccare i cinesi, ragazzi. Vai così, bene così, bene così, siamo primi, eccoci, eccoci, appunto, spiegagli, spiegagli, siamo Master Evil, ragazzi. In alto a destra c'è la classifica, e lo poi vedete, se fai 2-3 kill di fila aumenti, esatto, prepotentemente. Ma non mi spingere, questo non sa neanche che è in squadra con me, ragazzi. Questo non ci può fare niente, è verde, essendo di colore verde il suo nome è in squadra con noi. Sono grosso modo due team, noi dobbiamo andare verso tu questi, sei tu di 200 punti al secondo, eh? E adesso andiamo a vincere, non ti preoccupare, non ti preoccupare che adesso andiamo a vincere. Sto killando, ragazzi. Comunque, se vi piace questo video, se vi piace soprattutto il gioco, un bel like, esatto, esatto, e poi iscrivetevi al nostro canale, che ogni tanto vi spariamo fuori sempre qualche novità. Questo, ragazzi, costa. è figo, c'è un botto. Questo di roba, molto good, ragazzi, ma davvero divertentissimo. Non state praticamente vedendo nulla, cioè immagino che molti di voi non capiranno, anche se in realtà sono più bravi di noi a giocare a questi giochi i ragazzi. Sì, i ragazzi sono bravi, sanno già tutto, giocare. Sanno, però, ragazzi, c'è un noi siamo quello viola, beh, questo là con Dono Fucsia, io l'ho capito che siamo. Dovete ammazzare non i verdi, ma quelli con l'arancione, col fucsia, con l'arancio. Esatto, ragazzi, esatto. Come vedete sotto ci sono quelle 5 cose. E poi vedi, tre minuti. 3 minuti ancora, abbiamo 5 kill di fila, ragazzi. 5 kill di fila e potremo anche usare le nostre abilità. Abbiamo allora, hai visto che quello della tua squadra sta fatto ciao ciao? No, non l'ho mica visto, sto pensando di killare la nuvoletta col ciao ciao. Non l'ho mica visto. Attenzione che andiamo. Non capisco perché si continuano a colpire da soli. Non hanno capito che quelli verdi sono. Non hanno ancora capito bene sì. Il gioco. Ragazzi, giocateci, entrate a giocarci, perché sono ancora dei nabbi mostruosi, ragazzi. Sono dei nabbi mostruosi. Entrate che poi giochiamo assieme. Ma di brutto, invitare, sì. Ma adesso vi faccio vedere la schermata tanto finale. Io ho il mio nome di Clash, ragazzi. Anche io, ragazzi. Ma soprattutto nella parte finale, quando si chiude il match. Questo qua è il barattolo di miele, ma non posso perché c'ho già la bomba, dovrei bombetta. Esatto, dovrei lanciare la bombetta. Vorrei sganciarla, ma non me la sta sganciando. Ok. Ecco che ok, mi sono colpito. Sgancia la bombetta, ma sono tirato addosso. Non hai preso, ma vai lì che sbaglio. Allora, questo ragazzi è un nemico fittizio, è un bot che se lo tiriamo giù ci dà un sacco di punti, ma oltre che i punti ci dà anche il premio finale. Aspetta che lo stiamo per killare. Ah, io non l'ho mai killato del tutto. Sì, lo killiamo del tutto, lo tiriamo giù e prendiamo anche l'item limit increase. Possiamo ottenere un oggetto in più, ragazzi. Vedete, abbiamo due martelli al posto di uno, e voi noi potete lanciare il martello in questo modo con ovviamente voi con il touch. Non vedo più nessuno perché sono cagati tutti addosso. Aspetta, c'è le plus fort che quello qua, ecco. Ok, qua. bene così, andiamo a killarci Jade. Andiamo a killarci Jade. Sì, ma non si è neanche reso conto che l'ho killato, ragazzi. Abbiamo preso come power up, vedete, l'arpione, il secondo power up. Quando gli andiamo, non mi fai niente. Zio, lo vuoi capire? Allora, non lo capisce. Eccoli qua, dai che andiamo dentro. Abbiamo l'arpio. Ci colpiscono di prepotenza. Ci colpiscono, ma noi non abbiamo paura. Non abbiamo paura, andiamo a killarcelo. Il China rosso, ragazzi. Bene così. Siamo stra primi, 1147. E il secondo ne ha 894. Molto bene. Non so in bene in quanti si gioca. Credo in 9. Forse più di 9, forse di più. Però non ricordo. Ovviamente c'è il limite. Eccolo qua, un altro. Eccolo qua. Noi abbiamo, ragazzi, il potere dell'arpione, come vedete ce lo teniamo lì vicino. Questo non si è neanche accorto che lo abbiamo killato di prepotenza. Iniziamo a essere veramente molto grossi, bene così che proseguiamo. Molto brutti e molto grossi. Andiamo avanti, dai. Forza, vedete, forza. 33 secondi alla fine. Qua ce n'è uno, vai. Ce ne sono addirittura due, ma non ci preoccupiamo. Andiamo a killarci. Guarda questo. Prot, vieni qua, venite qua. A belli de papà, dove scappi? Vieni qua che ce li. Minchia, ragazzi, siamo troppo forti. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, la kill sullo 0, la kill sullo 0 e andiamo a portarcela a casa. Primo 2038, ragazzi, prendiamo 170 monete, non male, non male. Andiamo un po' a vedere adesso finish. Come vedete, ragazzi, prendiamo una stella per passare poi di livello, 69 punti su 80. 80, poi passerai di grado. Non li ho ancora capiti. Abbiamo preso degli extra punti per le vittorie. Come vedete, qua sopra potete mettere il vostro messaggio. Se vincete, sono curioso di vedere in quanti si gioca. Si gioca in 9. Vedete, ragazzi, noi abbiamo dei tasti sulla destra, follow e il pollice in su. Ma cosa vuol dire che hanno fatto le battute? Noi possiamo fare, possiamo mettere il like e poi possiamo diventare seguaci dei giocatori in modo da giocare poi assieme, perché si possono, come avevi detto tu, fare delle partite in team. Quante, che ore sono? Da, osti, siamo già a 10 minuti. Gliele faremo vedere nel prossimo video, le allora, partite, ragazzi, in team. Se vi piace, scrivetelo sotto il video che portiamo una live. Assolutamente, così assolutamente. Almeno sai, un'ora e mezza di live si vedono. Vedete, ragazzi, cose interessanti. La borsa, le medaglie da mostrare. Poi il prendi training, anche, cioè, se vai sul 2 là. Dove? Dov'è il 2? Aspetta, ho perso il 2 là. Dov'è il 2 là? Scusami. Il 2 è la pergamena. Ah, poi è vero. I bauli, le cose. Ci sono tutti gli eventi, ragazzi. Vedete, Join in the Dark Adventure, Team Up for Barbecue Arena. Ragazzi, c'è un botto di roba che si può fare. Sì. Beh, ragazzi, questa era proprio un'infarinatura generale, sì, di Barbecue. Chiudilo tu, chiudilo tu. Barbecue. Mi raccomando, scaricatevelo, Barbecue, scaricatevelo, così giochiamo assieme. E se vi piace scrivetelo sotto, così almeno vi facciamo una bella live. Che potrebbe anche essere serale, non è detto. Non è detto, perché piuttosto che... Sempre come quando sono i buchi di Clash, Clash possiamo portare Barbecue. Non lo facciamo, perché sempre Clash può stufare. A me Clash non stufa, però comunque mamma, ci sta anche sì, questo. Perché chiedono solo Clash, ma bisogna ci sta anche un po' alterare tutto. Cose interessanti, no? Va bene, ragazzi, noi vi ringraziamo per essere rimasti qua e ci vediamo presto! Ciao!